Il presidente del Consiglio regionale, Mauro Laus, che presiede anche gli stati generali dello sport, ha partecipato alla cerimonia dello Sportivo Piemontese 2015 al Politecnico di Torino. Premiato l'allenatore della Juventus, Max Allegri, alla presenza di varie autorità, tra cui i presidenti nazionale e regionale del CONI, Giovanni Malagò e Gianfranco Porqueddu. L'inaugurazione dell'anno sportivo del Piemonte ci induce a fare una riflessione, e cioè sui valori dello sport. È importante continuare a sottolineare che lo sport è uno dei mezzi di trasmissione di valori universali. Lo sport aiuta la crescita, lo sport è la prima scuola di educazione che ci insegna a lottare nel pieno rispetto dell'avversario. Sarebbe bello che la politica si interrogasse su questi valori e potessero trovare cittadinanza nella cornice dei valori della politica proprio i valori dello sport, e cioè l'inclusione e non la discriminazione. Come presidente degli stati generali dello sport del Piemonte, noi lavoriamo affinché si possano condizionare sempre di più gli stili di vita, quindi modificare gli stili di vita grazie all'attività motoria. Il Piemonte sappiamo che è una costola del nostro sistema sportivo, non è dal 2015 ma lo è da sempre. Qui sono nate le società storiche più importanti, le più antiche, ginnastica, scherma, canottaggio. Poi abbiamo sia una forma di associazionismo nei numeri sia nell'individualità, che onestamente rappresenta un'eccellenza in un anno olimpico con peraltro il decennale di Torino, insomma tanta roba, era doveroso esserci.